La partita l'abbiamo iniziata bene, l'abbiamo iniziata col giusto piglio, avendo anche una bellissima occasione con Calamai per andare avanti. Poi è arrivato questo gol su palla nostra, in fase di possesso abbiamo perso una palla e allora sono partiti in contropiede in preparazione della partita. L'unica cosa che avevo chiesto di non prendere ripartenze, di non rischiare poco, soprattutto in fase di palleggio, di muovere la palla, non l'abbiamo fatto e nell'unica occasione del primo tempo ci hanno punito. E poi diventa tutto più difficile. Comunque l'avversario è una manna chiusa, ben organizzata, con giocatori che sanno ripartire e allungare la squadra negli spazi, non era semplice. Ho cambiato qualcosina anche a livello di interpreti, secondo me non è una grande giornata di Aurelio e Deli, e quindi ho cercato di cambiare anche il modulo, giocando un po' con un 4-2-4, 4-4-2, insomma, cercando di dare un po' più di ampiezza al gioco perché centralmente si passava poco. È arrivata una palla importante con Calamai che purtroppo non è stata concretizzata, se no portavamo un pareggio, secondo me, poi alla fine abbastanza giusto, perché comunque sarebbe stato giusto un pari. Non dico che meritavamo la vittoria, ma sicuramente ci sono state partite, magari tipo proprio Lamezia, dove meritavamo di vincere, abbiamo portato a casa un pareggio. Purtroppo c'è rammarico per questa sconfitta. Non ci voleva in casa, però ci rimane un buon margine e dobbiamo preparare queste 3 partite. Ma la gente chiaramente vuole sempre vedere la squadra vincere, poi soprattutto quando perde in casa non fa piacere a nessuno. Io li capisco fino a un certo punto. Chiaramente c'è delusione, però da gennaio ci sono stati tantissimi problemi, non è stato facile gestire tante situazioni. Questa squadra è una squadra che comunque ha l'obiettivo là davanti. Oggi sicuramente sono io il primo a dire che non siamo contenti, che non è stata sicuramente una delle più belle partite della Paganese, questo no, però io credo a questi ragazzi, per quello che stanno facendo, bisogna fargli complimenti perché comunque sul campo di allenamento tutti i giorni danno il massimo, in partita danno il massimo e si impegnano per raggiungere questo obiettivo importante. Poi chiaramente capisco anche la gente che possa essere delusa, come è giusto che sia, di una sconfitta casalinga, ma i primi siamo noi, sicuramente a non essere contenti. Noi inseguiamo questa vittoria da parecchi turni, oggi contro un avversario importante che cercava punti ancora per la matematica salvezza, siamo riusciti a imporre il nostro gioco e a cercare di vincere questa partita e credo che sotto il profilo del gioco l'abbiamo meritata tutta. È inevitabile dopo la brutta prestazione di domenica sotto il profilo mentale, dell'approccio, noi cercavamo il riscatto sotto questo profilo. E poi è arrivato anche delle belle trame, siamo riusciti ad andare in vantaggio e la squadra è stata sempre concentrata, è questo che mi fa ben sperare per il futuro.